Il Parco Nazionale del Pollino, dopo ben 16 anni dalla sua istituzione, ha attivato la procedura ufficiale di entrata in vigore del Piano per il Parco, uno strumento fondamentale individuato dalla legge quadro sulle aree protette. All'adozione del parco seguirà un complesso iter che prevede un ruolo diretto da parte delle regioni, sentiti gli enti locali, nonché i cittadini e tutti gli attori del territorio. Quali sono gli elementi più significativi e che cosa cambierà con il piano? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'ente parco, Domenico Pappaterra. Finalmente si tende a dare a questo territorio uno strumento di pianificazione, di coordinamento delle scelte territoriali, ma soprattutto è il piano di gestione che prevede la legge. Questo è un territorio che non può rimanere a vita sotto le vecchie misure di salvaguardia, in cui questo parco è diviso tra una zona 1 di riserva generale ed integrale e una zona 2 dove alcune attività sono consentite e molte altre no. Allora, cerchiamo di capire anche per chi ci sta guardando in questo momento che cosa cambia per quanto riguarda la vita quotidiana, la quotidianità degli abitanti del parco. Noi passiamo da un regime di tutela ad un altro. Oggi c'è un regime di tutela molto rigido, forte, perché come dicevo prima il parco ha una grande zona 1 e poi delle zone 2 che sono. Noi soprattutto abbiamo fatto una scelta che adesso è diversificata, perché col piano del parco noi torniamo a quella che è la classificazione messa dalla legge. Le zone A e B, che copriranno circa il 60% del territorio, saranno le zone che avranno un regime di protezione o integrale. Mi riferisco ovviamente in questo caso alle zone alte del parco, le alte quote dove ci sono i grandi piani del parco, o le zone B di riserva generale, dove anche lì, pur essendoci un regime di riserva, alcune attività saranno rese compatibili. Poi abbiamo tutto il resto del territorio dove invece noi allargheremo molto la possibilità di consentire a chi opera nel settore dell'agricoltura, dell'agricoltura avanzata, dell'agroalimentare, ma anche chi vuole mettere e impiantare un'attività turistico-ricettiva, migliorare tutta la rete della senderistica e dei rifugi per la parte che ci riguarda. Molti sindaci si stanno adoperando per cercare di rendere fruibili anche dal punto di vista sportivo alcuni pezzi di territorio, penso a Terranova del Pollino, penso a Piano di Ruggio, penso a Piano di Novacco nel versante calabrese. Come dire, c'è un fermento di attività che attraverso il piano potranno essere consentite. Diversamente, stando il regime attuale, come dire, queste attività non sarebbero rese possibili. Ecco, questa è una prima grande cosa che cambia. La seconda cosa è che l'uomo si sentirà più libero, non di fare quello che vuole, ma naturalmente, già che l'uomo, il nostro è il parco più antropizzato d'Europa, ci sono al suo interno 170.000 abitanti, questi abitanti, questi uomini e queste donne avranno la possibilità di muoversi, soprattutto, ripeto, nelle zone urbane, periurbane e insomma molto vicine alle aree urbane, sapendo che le regole lì saranno regole che detteranno gli amministratori locali. E per quanto riguarda le zone agricole, noi abbiamo anche previsto la possibilità che le attività agricole, ci riferiamo a quelle agricole vere, non quelle agricole che poi, come dire, trasformano attività agricole in ville turistico o quant'altro. Noi ci riferiamo alle attività di chi sta sul territorio, lavora la terra, svolge attività agricole. Quindi noi quelle non solo le incentiveremo, ma le favoriremo oltre misure. E stasera ne ha parlato Sandro Berardone, dell'importanza del piano anche per quanto riguarda la gestione dei finanziamenti per la futura programmazione. In che senso? Sandro Berardone ha detto delle cose giuste che io ho condiviso, anzi colgo l'occasione per ringraziarlo pubblicamente, sapendo che la vostra emittente insomma opera anche sul territorio dove lui lavora politicamente da amministratore locale. Sandro ha detto delle cose importanti. Noi abbiamo costruito questa straordinaria ipotesi di intesa con le due regioni. Siamo nella fase in cui metteremo in gamba anche il piano strategico nelle prossime settimane, in cui prevederemo una serie di azioni mirate nel campo del turismo, nel campo dell'innovazione, nel campo dell'agroalimentare, come dicevo prima, nel campo della valorizzazione di gran parte del patrimonio storico-culturale di questo territorio. Però per fare questo a noi le regioni ci hanno posto un vincolo: senza il piano di gestione voi non potete usufruire neanche di un euro della programmazione. Quindi questo ci deve spingere ancora di più adesso a stringere i tempi, a lavorare. Io credo che il confronto sia stato molto vasto, molto largo. Se ci sono degli ulteriori accorgimenti, c'è una fase di approvazione del piano che consente anche di poter portare avanti delle osservazioni formali dei consigli comunali. Però io dico, stasera è partita la macchina, ho utilizzato questa metafora, io crederei che la macchina non venisse fermata, possa arrivare al traguardo nel migliore dei modi, non per approvare un piano qualsiasi. Un'ultima cosa, specifichiamo che questo parco si basa
sull'attuale perimetrazione, poi eventualmente in futuro ci potrà essere una perimetrazione diversa. Sì, io questo l'ho chiarito abbondantemente. Nei mesi scorsi la comunità del parco, che ha avuto un ruolo straordinario e attivo, anche oggi abbiamo registrato quasi il plenum dei sindaci, ma lo stiamo registrando in tutte le riunioni, noi abbiamo la comunità del parco ha approvato una proposta di riperimetrazione che il consiglio direttivo ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente. Come tutti sanno, la competenza non è del parco, la competenza a riconsiderare il perimetro del parco è del Ministro dell'Ambiente. Noi abbiamo chiesto al Ministro che, quando attiverà le procedure di confronto nella conferenza Stato-Regioni, il parco vorrà essere attivo e presente, perché noi vorremmo costruire insieme anche questa, lavorare a costruire un'ipotesi eventualmente di un perimetro nuovo del parco, ma che stia dentro, come dire, quei parametri che noi abbiamo indicato anche nell'ipotesi di piano.